Gentili spettatori, benvenuti all'appuntamento qui in diretta dal Pala Santa Filomena di Chieti, sedicesima giornata di campionato, quinta di ritorno del massimo campionato di Serie A maschile di calcio 5. Schierate le formazioni in campo: a sinistra il Civitella Color Max Sickens contro il Maritime Augusta, da destra verso sinistra attaccherà la squadra siciliana in maglia bianca con numeri e bordi azzurri, al contrario alla formazione locale abruzzese in maglia azzurra, pantaloncini neri. Gara che sta per avere inizio agli ordini dei signori Salvatore Menichini di Ercolano, Vincenzo Sgueglia di Civitanova e Gabriel Scarpetti di San Benedetto del Tronto. Il via un attimo fa l'attacco del Civitella, rintuzzato da un giocatore che non ha bisogno certo delle nostre presentazioni, è la storia del calcio 5 nazionale, Patrick Nora. Basterà ricordare dei 6 scudetti vinti, ma non soltanto quelli. Andiamo subito in cronaca diretta con Misael, che prova col suo primo tentativo sul palo giusto. C'è Carlos Dalcin, vecchia conoscenza abruzzese per aver militato alcune stagioni fa col Montesilvano. La squadra di casa, in campo Piero Mazzocchetti. Adesso intanto Nora allunga questo appoggio in direzione di Caio, maglia numero 27. Dicevamo Mazzocchetti, poi c'è il capitano Coco Smith insieme con Misael, con Fabinho e con Titon, che tocca palla e proprio oggi, con Morgado, tocca palla in questo momento e guadagna, no, è lui che va oltre con il pallone, quindi c'è questa rimessa dal fallo laterale in favore degli ospiti che attaccano sulla fascia destra, da Nora direttamente a Picapau, l'ultimo arrivato di una squadra che ha fatto, come tutti sanno, tantissimi movimenti in entrata e in uscita nel giro di una mesata, ne parleremo sicuramente dopo. Intercetta Misael con ottima scelta di tempo, riesce ad arrestare anche col pallone un'acrobazia col capo, poi se la porta in avanti, attende però il piazzamento migliore dei compagni, è costretto a dare indietro a Carlos Eduardo Morgado, che chiameremo naturalmente Dudu. Eccolo qua, maglia numero 11, spizza in avanti, però c'è prima Patrick Nora. La formazione ospite cerca questo allungo sulla fascia destra, dove però c'è il deserto, palla che scivola verso il fallo laterale per la rimessa in gioco del capitano locale. Non c'è un gran pubblico, la partita è molto importante per, soprattutto per l'Augusta, che vuole piazzare un quarto successo non consecutivo, perché nelle ultime 4 gare ne ha vinte 3, perdendo soltanto a Napoli per 6-2 due settimane fa, vincendo però contro Lazio 6-1 nell'ultimo turno precedentemente, aveva battuto l'Eboli 4-2 in trasferta ad Arzignano. Ma attenzione a questo attacco del Civitella, pericolosissima questa sfera messa al centro da Misael. Fabinho se l'è vista sfilare, dice un po' più piano avrei toccato e deviato sotto misura, la porta era praticamente vuota. Bella opportunità, interessante, con una squadra rivelazione, quella del Civitella Color Max, che praticamente salva con largo anticipo dopo l'impresa compiuta nel turno precedente sul campo dell'Arzignano, uno scontro diretto. Arzignano che un po' a sorpresa è andato a riprendersi un punto prezioso, la squadra di Fabian Lopez sul campo del Latina. Ma attenzione, il tiro di Morgado viene fermato con le gambe da Carlos Dalcini, che al limite dei 4 secondi poi riesce a dare in extremis a Caio, poi a Pedrigno, l'appoggio non trova nessun compagno. Attenzione al Civitella, Misa era allo spazio giusto, la conclusione era nell'angolino, è stato provvidenziale l'inserimento di Picapau, che adesso viene sostituito, entra Follador, altra vecchia conoscenza abruzzese, avendo militato però tanto diverso tempo fa era in A2 con l'acqua e sapone. Attenzione a Misa e la sua girata, poi viene recuperata dalla difesa ospite, che ha qualche affanno, però alla fine riesce a cavarsela bene con un rilancio in direzione proprio di Follador da parte di Dalcin. Contrattacco pronto del Civitella, la conclusione raso terra di Coco Smith termina fuori. Rimessa dal fallo laterale per il Civitella Color Max Sickens, palla Misael che vorrebbe servire, non gli riesce,
Fabinho, la conclusione dalla distanza tentata dal nuovo entrato Giancarlo Seluccio, maglia numero 77. Mazzocchetti non trova compagni, poi l'allunga verso Fabinho, Titone viene anticipato dall'uscita attenta di Dalcin, che da corta per Folador, lo scambio con Nora, palla in direzione di Caio da parte di Nora, sfera che non arriva a destinazione. Sono due matricole, sia il Civitella che l'Augusta, matricole come si definirebbero in queste situazioni qua, terribili a tutti gli effetti. Ottimo il campionato del Maritime, che tra l'altro aveva una squadra attrezzata per le prime posizioni, dove comunque campeggia in questa fase del campionato in attesa del recupero tra meta San Giovanni La Punta contro la formazione del Napoli, gara appunto da recuperare, sospesa al decimo della ripresa sull'1-2, gara comunque da 3 punti per il Napoli, che è alle spalle naturalmente prima di questo turno di campionato proprio dell'Augusta, e lì a ridosso, quindi bisognerà aspettare tutto questo. Quarto posto per il Maritime, che però ha perso i pezzi lungo il percorso di riparazione, questi pezzi piuttosto prestigiosi, a partire da un certo Mancuso, finito al Peser, alla corte di Colini, poi Cabureva, Putano, Fortino, Stampinato, di recente è arrivato Picapao, l'ultimo innesto, una formazione comunque già di per sé molto forte, quotata con giocatori di prestigio dai grandi trascorsi, poi via via ve li citeremo tutti, ma non hanno bisogno neanche del bigliettino da visita. Intanto è entrato anche Romano per i locali, perché Titon, che oggi proprio compie 28 anni, eccolo qua Titon, giocatore molto interessante dalla progressione straordinaria e dal tiro violentissimo, finisce per le terre Nora, che reclama con il direttore di gara, che non avrebbe visto un intervento, ce l'aveva con Squeglia, cerca di farsi spazio, non gli riesce Seluccio, riesce a mettergli il pallone in fallo laterale Andrea Romano. Per una squadra quella del bravissimo Palucci, esordiente nella massima serie, ma aveva appena appeso le scarpette a chiodo una stagione e mezza fa, quando ha vinto il campionato con Civitella in A2, portando la squadra abruzzese nella massima serie. Attenzione a questo contrattacco, Titon solo contro, e riesce a mettere dentro contro Dalcino, 1-0. Non si fa assolutamente scrupolo della qualità del suo avversario di mettere il pallone alla destra, e festeggia così il suo compleanno, l'assist perfetto di Coco Smith, 1-0 per il Civitella Color Max sulla Maritime Augusta, quando sono passati 4 minuti e 5 secondi si sblocca la partita. Distratta la retroguardia siciliana, si è fatta sorprendere, palla persa in attacco, Coco ha approfittato, ha trovato il canale giusto, lui da ottimo geometra qual è e da gran capitano, ha servito il pallone d'oro a Titon, che si è decentrato proprio per tentare la diagonale, gli è riuscita perfettamente senza neanche forzare la mano, e quindi 28 anni sicuramente da ricordare, 1-0 Titon, ma gran merito va a Coco Smith, il compagno di squadra e capitano. Misael cerca lo spazio, gran tiratore mancino, terrificante l'ex Lazio, proprietà sempre della squadra comunque capitolina, un prestito con diritto di riscatto per il Civitella Color Max, facendo bene, 8 reti realizzate tra Lazio e Civitella per il laterale offensivo di assoluta qualità, classe 95. Seguiamo questa azione, Caio è costretto a dare indietro, spinge Coco Smith, però l'arbitro lascia continuare ovviamente per il vantaggio, vedremo se fischierà, poi darà il fallo cumulativo. Caio, detto Giapa, giocatore prestigioso anche lui, ne parleremo. Romano riesce a saltare il suo avversario, finisce a terra, continua l'azione, solo rimessa al fallo laterale, protesta Titon, deve dire qualche cosa,
Titon che, vi ricordo, poco fa ha segnato il gol dell'1-0, adesso rischia anche il giallo, richiamo soltanto verbale da parte di Sgueglia. Palla data indietro a Giancarlo Seluccio. Scambio in avanti per gli uomini di Thiago Polido, anche lui tanta storia nel calcio a 5 italiano. Intercetta questa azione Caio, mette in fallo laterale Titon, eccolo qua in azione. Palla insidiosa, però nessuno aggancia, nessuno tocca. Coco Smith vorrebbe il fallo laterale, ma il direttore di gara non ha visto deviazioni. Anche noi abbiamo avuto la stessa percezione e quindi la rimessa in gioco viene assegnata giustamente al Maritime Augusta, che sta perdendo però, quando sono passati quasi 6 minuti pieni, per 1-0, gol di Titon, contropiede micidiale, una transizione velenosa dei ragazzi di Palusci. Stanno facendo non bene ma benissimo e ogni volta sistematicamente tante le assenze, come nell'attuale giornata quando manca lo squalificato Horvat. Il Corato sta attraversando il miglior momento stagionale e viene squalificato proprio in questo turno, peccato davvero. Infortunato invece Curri, da sempre Gagliani, che è in procinto però di rientrare, probabilmente nel prossimo turno si rivedrà finalmente, sarà anche un esordio per il tetino doc Pierluigi Gagliani, sfortunatissimo, si è fatto male la fase di preparazione, rotto i legamenti, finalmente è pronto per rientrare, non c'è neanche Andrea Rocchigiani, nella lista c'è il fratello Alessandro. Si riparte da Piero Mazzocchetti dopo questa azione che non ha sortito effetti da parte degli ospiti, che subiscono questo tentativo di rilancio non riuscito, pasticciano un po' i difensori maglia azzurra e così regalano letteralmente questo angolo a Folador. Luis Felipe Folador, poi palla al volo, attenzione, poi si divora il gol praticamente da mezzo metro, letteralmente, per gli ospiti Bissoni, che è appena entrato, Thiago Bissoni che si lamenta, va a recuperare comunque questo pallone, non era facile perché Mazzocchetti è stato bravo a coprire lo specchio, però avrebbe potuto fare magari meglio. Eccolo qua Bissoni che scambia questo pallone con l'appena entrato Crema, altra vecchia conoscenza abruzzese, da giovanissimo militato alcuni anni con il Montesilvano, Manuel Fernandez Crema, giocatore bravissimo, tanta qualità in sui piedi, anche lui tra i protagonisti della promozione larghissima e in netto anticipo dalla Serie 2 alla massima serie l'anno scorso, sempre col Maritime Augusta, che sta però perdendo, ripetiamo, per 1-0. È entrato anche Vitigno, capelli, capigliatura bionda, maglia numero 17, perde il contatto col pallone, però dovuto attenzione a questo contrattacco, l'occasione buona, la conclusione a distanza ravvicinata, Titon respinge col corpo, protestano per un fallo di mani, sembrava che avesse le braccia molto attaccate al corpo, gli arbitri hanno lasciato continuare, difficile da giudicare questa azione, però l'occasione era buona, ci ha messo il corpo, praticamente ha salvato la propria porta Titon dopo aver realizzato l'unico gol della partita, 1-0, con cui il Civitella Color Max conduce questo match, ma siamo soltanto all'inizio. Col figlio d'arte di Sandrigno, in falcetta, che noi chiamiamo Vitigno, maglia, diciamo poco fa, numero 17, Titon, si sta proprio su di lui, ragazzo interessante, sta cercando e trovando anche spazio, attenzione allo scambio per Dudu che si allarga però troppo, si decentra, perde il tempo, Crema lo contrasta e guadagna anche la rimessa al fallo laterale. Interessante questo scambio in avanti, la sponda, però non ha sortito effetti, Dudu ha avuto un attimo di esitazione nella conclusione perché non ha trovato più spazio, ha avuto davanti a sé un muro che lo ha costretto a decentrarsi. Dalcin non si intende con Crema, palla in fallo laterale, è entrato con la maglia numero 21 Pedro Guedes, detto Pedrigno, che era nella formazione di partenza, commette un fallo ingenuo Vitigno su Manuel Crema, il secondo fallo di squadra del Civitella,
quando siamo giunti al 7:40 della prima frazione di questa gara tra Civitella Color Maxikens contro Maritime Augusta. 1-0 il parziale, vi ricordo, al 4° Titon per i locali. Lunga rincorsa di Crema. Ci ripensa, conclude il corpo di Vitigno, devia verso il calcio d'angolo, vedremo se tratta di corner o di fallo laterale, la nostra postazione è un po' difficile. Pedrigno va all'esecuzione, si dovrebbe trattarsi di angolo, no, fallo laterale, in effetti eravamo vicinissimi, non cambia nulla, in due tempi salva Morgado e questa volta è proprio corner. Ancora Pedrigno, palla insidiosa, corta, girata senza però particolari rischi da parte di Simi, che è entrato da poco e anche il capitano, suo prestigioso giocatore che ha tantissima storia da raccontare. L'altro numero 11 però, maglia civitellese, adesso c'è Misael. Eccolo qua l'11 del Civitella, cioè Dudu, Morgado, Vitigno rischia un po' però se la cava bene, Misa è la spazio, vorrebbe tirare, poi smista su Fabinho, palla, attenzione sotto misura, grande intervento di Carlos Dalcin su Morgado, autentico miracolo di Dalcin che ha salvato un gol fatto praticamente. Dudu ha deviato come doveva, la conclusione intanto è la deviazione di Mazzocchetti, forse ha preso il palo, palo esterno il pallone sulla esecuzione di Bissoni. Ancora Dalcin che esce in anticipo, questa volta su Misael, poi Crema cerca di scacciare Vitigno, intanto c'è Simi, porta palla Crema, l'appoggio viene intercettato da Misael, lungo eccessivo in direzione di Fabinho. Quindi registriamo al 9° il palo esterno colpito da Thiago Bissoni. Crema intercetta Misael d'anticipo in fallo laterale su Pedrigno. Caio Giapa è tornato in campo, colpo di tacco di Crema a seguire, ma ci sono solo giocatori di Civitella. Rimette in gioco la squadra di Palucci, l'idea è buona, quella di Morgado che taglia in profondità sulla fascia destra per Misael, che parte però con un attimo di ritardo. Dalcin, protagonista in un paio di circostanze, salvato la propria porta da un'altra capitolazione, nulla invece ha potuto sulla perfetta diagonale imbeccata da Titone. Attenzione a questo scambio, Caio esce addirittura, Mazzocchetti in qualche modo se la cava la formazione abruzzese, poi però non controlla come dovrebbe Vitigno, gli sfugge il pallone, recuperano gli ospiti che hanno avuto una buona opportunità, bravo comunque Mazzocchetti a fermare Caio in profondità, con l'ausilio di un suo compagno se l'è cavata a buon mercato. Pedrigno, Nora, ancora Patrick Nora, azione non si conclude, attenta la squadra abruzzese che è molto ostica, messo in difficoltà tante formazioni, riuscendo addirittura a ottenere quel risultato clamorosissimo del successo nel grandissimo derby del gennaio scorso contro i campioni d'Italia dell'acqua e sapone Unigross, risultato davvero pazzesco e soprattutto che passerà alla storia di un Civitella che ha ottenuto il successo su Ralzignano, il primo esterno l'altra settimana, di misura 2-1, preziosissimo per chiudere i conti con i rischi salvezza, discorso completamente archiviato.
Attenzione a questa palla per Titone, ancora una volta solo, supera il portiere, però si attarda troppo, alla fine interviene Patrick Nora e mette in calcio d'angolo. Grandissima opportunità per raddoppiare, bravo Dalcina a chiudergli lo specchio, poi a fargli ritardare l'esecuzione dello slalom, che riesce, ma naturalmente poi i compagni di Dalcin hanno recuperato terreno, se la sono cavata benissimo. Su Fabinho l'anticipo di Caio e quindi di nuovo calcio d'angolo. Misael, gran sinistro, sul primo palo, ancora Dalcin protagonista e salvifico in questa circostanza. Sempre 1-0 per i locali, gol di Ton al quarto, quando mancano 9 minuti scarsi alla fine di questo primo tempo. Palla direzione di Fabinho, la resta è buona, però si porta avanti il pallone zona dove non c'è nessuno per recuperare Dalcin. Si parte da Caio, pressing ancora una volta molto alto degli abruzzesi, vediamo come ne esce l'Augusta, lo fa bene. Folladore smista su Caio, attenzione quasi un retropassaggio, la porta è quasi vuota, bravissimo Mazzocchetti, ci mette il corpo sull'esecuzione immediata di Nora, che è tempestivo a puntare sul lato vuoto della porta, ma Mazzocchetti compie una prodezza ed evita la parità. Palla a Caio che vorrebbe tirare, ci pensa su, poi appoggia e scarica su Nora, poi si riparte da Giancarlo Seligio e adesso c'è un fallo e il terzo di squadra di Coco Smith, che chiede scusa. Picapau appena rientrato, maglia numero 6. Picapau, giocatore molto interessante, 2 stagioni è tornato in Brasile e aveva cominciato e anche bene in Italia con Lazio e Latina, giocatore sicuramente di qualità. E Picapau se ne va, lascia l'esecuzione a Caio al limite proprio dei 4 secondi e infatti proprio così se la prende con comodo il giocatore Caio Takeo, detto Giapa, classe 83, giocatore con lo Sporting Lisbona. Vedrete il time out richiesto da Tiago Pulido. Dicevamo che con lo Sporting Lisbona ha praticamente vinto di tutto e di più, straordinario dei suoi trascorsi eccellenti, classe 83 dicevamo, quindi verso i 36 anni. Sempre 1-0, mancano 8 minuti e 17, telecamera sulla squadra di mister Pulido che dà istruzioni. Non sta brillando l'Augusta, che ha rischiato finora anche gol del raddoppio, però ha avuto un paio di buone opportunità, palo esterno su tutte di Bissoni, ma anche una buona occasione con lo stesso Bissoni che da mezzo metro ha cercato un po' di deviare sotto misura. Bravo comunque ancora una volta Mazzocchetti per il Civitella Color Max, che vi ricordo 17 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, 38 reti realizzate, 56, adesso 39 gol con quello di oggi, 56 subite, contro i 50 gol realizzati dai siciliani, 40 subiti, quarto posto e 29 punti, con 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, soltanto per la formazione di Tiago Pulido. Nelle prossime 2 gare ospiterà in Latina e giocherà contro il Dosson in trasferta. Seluccio si porta il pallone oltre la linea del fallo laterale sotto la nostra postazione e quindi c'è la rimessa in gioco per il Civitella Color Max, che invece nei prossimi 3 turni potrà decidere del suo destino circa la posizione per la Final 8. Naturalmente parliamo di campionato, perché per quanto riguarda la Coppa Italia dovrà disputare uno spareggio il 1 marzo sul campo. Attenzione a Misael, intanto bravo però Nora a mettere il fallo laterale. 1 marzo sul campo del Meta, gara secca naturalmente alle 20:30 diretta del match
palla tesa in direzione di Titon, che non può agganciare perché controllato da Patrick Nora. Diciamo, nei prossimi tre turni il Civitella avrà due gare in trasferta, prima Lazio poi Napoli, per affrontare poi in casa il Latina, quindi potrebbero essere davvero decisivi per quanto riguarda un eventuale aggancio, perché ne è a ridosso dell'area playoff del campionato. Titon subisce fallo secondo sul punto di vista, gli arbitri lasciano correre per lo scontro con Picapau, poi Romano depone in fallo laterale con Caio Giappa a rimettere in gioco sul fronte opposto Picapau, gran botta, poi Caio corregge sotto misura, ma è ancora pronto Mazzocchetti, si trova al posto giusto Coco Smith, Picapau gli si oppone, Coco Smith mantiene il possesso del pallone. Dudu, colpo di tacco per Titon, retropassaggio, ancora Dudu che dà a Mazzocchetti, scarica su Andrea Romano, rientrato da qualche settimana proprio contro la sua ex squadra del Rieti, finalmente ristabilito, anche lui non ha giocato per alcuni mesi all'inizio del campionato. Caio Giappa, gran botta respinta da Mazzocchetti, poi collabora fattivamente Titon, che è sicuramente tra i migliori, esaltato dai suoi attuali 28 anni, ha vergato il gol sul piano personale, è l'ottavo, quindi aggancia Misa, il suo compagno di squadra, a 7 lascia invece Fabinho, il pivot, che è proprio d'Arzignano, ritrovato dopo lungo digiuno la via della rete a tra settimana. Mancano 6 minuti esatti alla conclusione di questa prima frazione, sempre 1-0 per i locali abruzzesi. Gara interessante dal punto di vista spettacolare soltanto a parte, non sono tantissime le opportunità su due fronti, le squadre si controllano a vicenda. Attenzione a questo bel taglio per Dudu, palla sul fronte opposto di Ton, gol 2-0, bellissima questa manovra semplice, geometrica, lineare, Coco Smith, Morgado, schema scontato quasi, proprio elementare, ma le cose elementari funzionano a quanto pare. Titon, doppietta per lui, bravissimo Dudu a servirgli questo appoggio praticamente perfetto. 5 minuti e 48 secondi da giocare e quindi 2-0, pesante il passivo, anche se siamo soltanto dopo due terzi, dopo tre quarti, scusate, della prima frazione, quindi c'è molto 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 tempo, però Titon ha siglato una doppietta, doppia festa, spumante sicuramente in frigo in ogni caso, visto che comunque la doppietta l'ha messa dentro. Mancano 5:48, dunque bella questa combinazione, ripeto, tra Coco, Dudu e poi lui che corregge, 2-0. Sicuramente anche demeriti della formazione dell'Augusta, sembra perdere a tratti la concentrazione giusta, ma il Civitella sta meritando comunque il vantaggio, sta giocando meglio, sta giocando con estrema attenzione, cura dei particolari, è anche messo in difficoltà dal Cin in altre due circostanze al di là dell'1-2 di Titon, che non si è fatto sfuggire questo doppio appuntamento con la marcatura, contro cui nulla ha potuto il pur bravo portiere del Maritano, che deve naturalmente scuotersi, la qualità dei suoi elementi non sta emergendo finora come ci si aspettava. Sta giocando decisamente bene invece il Civitella, sta facendo il suo compito nonostante le solite tante assenze, sta disputando una buona gara, non c'è Zanchetta tra gli ospiti, lo ricordiamo, abbiamo citato il lungo elenco dei giocatori
giocatori che c'erano e non ci sono più: Mancuso, Cabureva, Tano, Fortino, Stampinato, insomma ne abbiamo citati, sicuramente mancherà anche qualche altro pezzo, ma insomma basta, ne avanzano quelli che abbiamo menzionati. Rimessa dal fallo laterale per Tiago Bissori. Caio fa fatica a organizzare lì davanti un'azione efficace. Ecco, vedete, ancora una volta malinteso tra Bissoni e i suoi compagni. Molto più vivace, più verve, più concentrazione, più anima la squadra del Civitella Color Max, che si ritrova in vantaggio per 2-0. Vitigno, scambio con Fabinho, finisce a terra, guadagna il fallo laterale. Intervento di Seluccio Giancarlo che lo ha rialzato. Ancora fallo laterale. Titon ci prova direttamente, gli chiude lo specchio un tal Simi, Leandro Simi, giocatore pluridecorato, un vero e proprio giramondo, personale brasiliano naturalmente, qualche tempo fa, a 42 anni, classe 77, trascorsi fantastici. Eccolo qua in azione, giocatore che ha dei numeri strepitosi, che non sono ancora affiorati ma che noi conosciamo benissimo. Titon cerca di fare tutto da solo, pretende troppo da se stesso e così si porta il pallone oltre la linea del fallo laterale di destra. Si riparte da un altro fuori classe come Giapa, che cambia posizione. Colladorr, poi tentativo di Caio, rintuzzato. Rimasto a terra intanto Titon, forse per la pallonata ricevuta. No, si tocca la gamba, questo ci manca al Civitella perché già ha problemi molto seri di formazione di uomini. Vediamo che non si tratta di cosa seria per Titon, è sentito un po' toccare sotto il flessore della gamba sinistra, si è rialzato. È stato sostituito, vedremo se ce la farà. Soccorso dallo staff sanitario naturalmente della squadra civitellese. Palla sull'altro fronte, è spizzata da Dudu, per cui la rimessa in gioco è ancora per gli ospiti, che stanno però perdendo 2-0 quando mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione della prima frazione. Doppietta di Titon. L'attacco di Giappone non riesce, poi la girata rapida di Simi, bellissima, trova però pronto Mazzocchetti, anche perché la palla era in posizione assolutamente centrale, tutto facile per il portiere abruzzese. Però bravo e attento, pronto Simi, cerca spazio, cerca di inventarsi qualcosa, poi già passa la conclusione e poi la palla viene, va a colpire il palo e poi torna in campo. Protestano, vorrebbero il gol i giocatori siciliani, ma praticamente per noi è impossibile dire se fosse dentro o fuori, però le proteste sono state contenute. Conclusione era sembrato di Caio a volo, sì, quindi palo, poi sicuramente il portiere ha toccato. Tempo di appuntare questa azione, la più pericolosa degli ospiti, hanno colpito anche un palo esterno con Tiago Bissoni, adesso sembrano più determinati.
mentre bisogna attendere per riprendere il gioco dal fallo laterale. L'arbitro stava prendendo appunti. Vitigno, Coco Smith, Simi che vuole trascinare i suoi, Folladore la botta di destra, Coco è sulla traiettoria giusta. Non è rientrato Titon, ma dovrebbe farcela. Giancarlo doppia finta, cerca lo spazio per il tiro, si libera da un avversario, la botta, grande respinta di Mazzocchetti e poi la conclusione in rete. 2-1, la palla in qualche modo entra questa volta, non può compiere il miracolo Mazzocchetti, la conclusione è l'ultima a toccare Bissoni, sotto misura, la sfera stenta a entrare e poi però dice di sì. 2-1, mentre è rimasto a terra Vitigno e viene soccorso anche qui dallo staff sanitario. Quindi cambia di nuovo il risultato quando mancano 2 minuti e 37 secondi alla conclusione. 2-1 Bissoni. Tiago Bissoni accorcia le distanze. Palla che dispettosamente sembrava non voler entrare neanche questa volta. Quindi 2-1. Gara che si riapre. Avevamo detto in effetti poco fa, sembrava essere più determinata la formazione di Tiago Pulido, scossa dal 2-0, cominciava a pesare. Ancora soccorso Vitigno, l'azione precedente, si riprenderà da palla al centro dunque, si rialza Vitigno sia pure lentamente, si provvede ad asciugare il campo con il buon Pino Marchionne che interviene. Lo spazzolone classico, Vitigno sembra aver recuperato, cammina tranquillamente, tutto a posto. Allora si ricomincia dal 2-1, pressione che ha portato frutto da parte della squadra siciliana che ha dimezzato lo svantaggio. Misen, contrastato irregolarmente da Pedrigno, primo fallo dell'Augusta, 3 ne ha sul groppone, ma non credo che rischi granché la squadra locale, anche perché mancano 2 minuti e poco più. La conclusione sul 2-1, Coco Smith tutto da solo, palla che però viene portata oltre il fallo laterale, rimessa in gioco in favore del Maritime. Si comincia da Pedro Guedes, detto Pedrigno. Folladore lancio in direzione di Simi, l'arresto è impeccabile, il capitano attende qualche compagno, poi è costretto a scaricare su Pedrigno, la girata di Simi, 11 contro 11, ma non siamo nel mondo del calcio, nel senso che di fronte il numero 11 Simi aveva l'altro numero 11 Dudu che ha salvato, perché la girata era splendida, sembrava indirizzato nell'angolino opposto, bravo Dudu a chiudergli la traiettoria. Folladore si riparte dall'angolo, la conclusione di sinistro dalla distanza dell'autore del gol con cui l'Augusto ha accorciato le distanze, cioè Tiago Bissoni, anche questa ribattuta in fallo laterale stavolta da Misael. Sotto i 2 minuti ancora, la girata di Simi ancora una volta bella, pronta ma fuori di non molto, brivido per il Civitella che sta adesso però subendo la reazione di un Augusta che sembra essersi davvero destata dal torpore che aveva avvolto per una buona parte della prima frazione. Il suggerimento di Folador non arriva a destinazione, Simi era altrove. Pressione serratissima degli ospiti che mette in difficoltà il Civitella che non riesce a costruire, palla che scivola verso il fallo laterale, rimessa in gioco infatti in fuori degli ospiti. Folladore, gara non entusiasmante bisogna dirlo, con qualche fiammata degna di nota,
Ora Follador cerca compagni, trova Simi che gliela restituisce. Spinge Misael che riconquista palla temporaneamente, ospiti che però pasticciano un po' e Pedrinho perde l'appoggio. Attenzione però a Misael, la conclusione, la rete, 3-1. Appoggio di Fabinho, si fa trovare pronto Misael. Questa è una squadra che quando trova spazio è pericolosissima, molto molto ben assemblata, quella del Civitella che adesso conduce 3-1, si riporta a più 2. Misael che raggiunge il nono gol a 1-0-1 dalla conclusione del primo tempo. Assist perfetto di Fabinho, palla sotto le gambe di Dalcin, quindi ancora il Civitella, il momento migliore probabilmente dell'Augusta, ha trovato il bersaglio, la transizione l'ha dimostrato praticamente in tutte e tre le circostanze, tre gol molto simili per costruzione e micidiale, ma l'ha fatto spesso in campionato, talora con buoni frutti, talaltra no. Dudu perde palla, poi commette fallo, rischia il giallo, chiede scusa Dudu, fallo di grande esperienza, marpioneria, protesta Bissoni che probabilmente chiede il giallo che Dudu avrebbe meritato in questa circostanza, gli è andata bene. Dunque tre gol che hanno delle analogie al quarto Titon, l'assist di Coco, transizione perfettamente riuscita, poi raddoppio al quindicesimo di Titon, intanto siamo a questa conclusione sbagliatissima di Simi che prende male, incoccia male col collo del piede, però negli si impenna tantissimo. Dicevamo al quindicesimo circa, Titon che raddoppia con un'azione bene combinata, sempre in ripartenza tra Coco, Smith, Dudu e Titon stesso, il 2-0. Gol altrettanto simile con Fabinho che subito smista, dove si fa trovare pronto l'appuntamento sul canale giusto, Misael che poi la infila sotto le gambe del malcapitato Dalcin. Poco prima aveva accorciato Thiago Bissoni. Sta provando in questa frazione finale la squadra siciliana a riportare il risultato sotto di un gol soltanto, invece chiuderà probabilmente con un meno 2 perché mancano solo 13 secondi e la palla è del Civitella che deve solo gestire questa coda della prima frazione. Spreca un po' questa opportunità, avrebbe dovuto gestire meglio, non lo fa. Fabinho non arriva sul pallone, così l'ultima opportunità è proprio per gli ospiti, vedremo se la sfrutteranno perché manca una pochissimo, no, ci rinuncia Pedrinho e quindi si chiude qui il primo tempo 3-1 per il Civitella Color Max Seekens sul Maritime Augusta. Vi ricordo solo le reti, doppietta di Titon, poi accorcia Bissoni, infine Misael che chiude l'ostilità della prima frazione sul 3-1. A dopo. L'andata finì 5-2 per i siciliani, primo tempo 2-2 con una doppietta di Zanchetta che non c'è oggi, un gol a testa di Caio, Cabreva che non c'è più e Crema. Segnò anche Jelavic per il Civitella, Jelavic che non c'è più, abbandonato, ma segnò anche Titon che evidentemente ce l'ha con i siciliani. Oggi ha segnato una doppietta, tre gol degli 8 complessivi li ha messi contro l'Augusta. Adesso attenzione, attacca, buona azione isolata di Pedrinho che supera il suo avversario, Coco che è rimasto però a terra, caduto male il capitano. Bella la serpentina e poi la difesa che ha salvato in calcio d'angolo. Interessante questa partenza sprint degli ospiti, in 13 secondi sono resi pericolosi, devono cambiare ritmo, marcia se vogliono raddrizzare il risultato che li penalizza. Ricordo che l'ultima volta l'Ebori ci ha rimesso le penne letteralmente proprio qui al Palo Santa Filomena dopo una partita stradominata che era addirittura sul 4-1, costata moltissimo al mister Basile, poi esonerato, sostituito da Cipolla come sapete. Eboli che poi persa però 5-4 in una gara che ha dell'incredibile, che passerà sicuramente alla storia. Giustamente l'arbitro sguaglia e dice beh, se non fischio non si può ripartire, quindi Pica-Pau deve ripetere il calcio d'angolo. Palla verso Caio che a volo è una delle sue tante specialità, ci ha riprovato, tiro non male però fuori misura. La conclusione
l'appoggio da parte degli ospiti, direzione di Caio, non riesce per la deviazione volante di Fabinho, per la rimessa in gioco di Patrick Nora. Capao, scavino in direzione di Pedrinho, che però tentenna un po', non sa se concludere oppure continuare l'azione. Nel frattempo la palla esce e va in fallo laterale, bisogna cambiare sfera perché è scivolata oltre la transenna pubblicitaria. Si riparte da Gonçalves Misael, che ha siglato il terzo dei tre gol messi dentro dal Civitella nel corso del primo tempo. Non è rientrato Titon, quindi si è fatto seriamente male purtroppo, quindi sta giocando anche senza Titon. Attenzione, la conclusione ravvicinata di Caio, che si dispera per la palla incrociata, sembrava fatta e invece il tiro violentissimo è terminato oltre il palo destro difeso da Mazzocchetti. Pressione altissima e difficoltà del Civitella, che dopo le tante assenze sta rinunciando anche a Titon, che è sottoposto a una serie di interventi del fisioterapista, ma non l'abbiamo visto più in campo, che è una mano fasciata, mano destra, vedremo se ce la farà. Forse è tornato a disposizione del tecnico Panucci, lo stiamo seguendo un po' da nostra postazione. Ce lo auguriamo, anche perché al di là dei suoi 28 anni e della sua doppietta è un piacere vederlo giocare. L'ex Caos, cioè a coppia con Tuli per alcune stagioni, peccato davvero aver perso per strada anche una squadra, una società importantissima come quella emiliana. Purtroppo tante le croci tra virgolette lungo il percorso della Serie A in queste ultime stagioni, tra l'altro squadre e società di assoluto prestigio. Ripartiamo da Nora, lo scambio con Picapau, poi commette fallo Dudu, lo spinge un po', lo manda all'altro paese, rischia il giallo, gli è andata bene prima, adesso si riprende, Morgado corregge il tiro, sa che il suo gesto insomma è proprio al limite. Sicuramente Picapau di mestiere si è buttato nel primo contatto, quindi la disapprovazione di Dudu. Comunque il fallo ci può anche stare. Picapau, ancora Dudu, stavolta alla meglio il Civitella, Misael nel vuoto però perché non c'è nessuno e non vuole rischiare il fallo laterale. Patrick Nora, scorso in Serie B col Tenax Castelfidardo, campionato vinto in Serie A. Tante stagioni prestigiose nel suo curriculum pazzesco, classe 79. Giocatore che è tornato nella massima categoria, adesso subisce fallo ad opera di Fabinho, deve evitare tutto questo alla squadra di Palucci perché già si è caricata in tre minuti scarsi di tre falli, di due falli. Il percorso è ancora tanto tanto lungo. L'attacco Giancarlo, la palla è ancora buona, è rimessa al centro, ma se la cava la difesa del Civitella, che guadagna anche un fallo laterale all'altezza del centrocampo sul tocco sporcato da Follador. Dicevamo di Nora, di tanti prestigiosi risultati, con scudetti conquistati con Parenze, Marca, Asti eccetera, insomma una storia lunghissima di 40 anni, questo difensore prestigioso nazionale, naturalmente con il fiuto del gol. Eccolo qua Patrick Nora, suo famoso sinistro. Follador verso Sergio Giancarlo, serie di finte, non a bocca, espertissimo Dudu, 38 anni a giugno. Caio Giapa, ultimo a toccare e Follador, la palla finisce sul fondo,
su Fabinho, è rientrato Titon, eccolo qua, e questa è una bella notizia d'anticipo. Dudu, proprio Titon ci prova col destro alto. Caro Sarcin, Patrick Nora, poche le emozioni di questo avvio di seconda frazione quando sono passati quasi 4 minuti pieni, ma attenzione a Giancarlo, in due tempi Mazzocchetti e poi Misael, troppo angolato l'appoggio su Coco, il capitano non può evitare il fallo laterale. Luis Felipe nel Follador, adesso Giancarlo, poi Nora, si alza la pressione della squadra in maglia azzurra. Sì, mi è costretto a dare indietro a Patrick Nora. Dudu, Titon prepara il destro, questa volta il tiro è pericolosissimo, non tanti centimetri al di sopra della traversa, difesa da Dalcin, da cui riparte l'azione. A ritmi un po' blandi di questa partita, soltanto a tratti si accende e si velocizza. Abbiamo già detto nella prima frazione non è granché, ma il Civitella sta facendo il suo. Ci si aspetta naturalmente qualcosa di più dalla classe, dalla qualità dei singoli del Maritime Augusta, che non a caso ha 29 punti in classifica, quarto posto. Squadra con tanti ex fuori classe, come abbiamo avuto modo di ribadire a più riprese. Romano è costretto a dare dove non c'è nessuno per evitare l'inversione del fallo laterale. Bissoni, gran botta in direzione di Simi, l'idea è molto buona, palla forse un po' troppo tesa, Simi non riesce a correggere sotto misura il posto giusto, però la palla non è che vada fuori di molto. Rischio per il Civitella Lormax, che subisce di nuovo la pressione, guadagna un fallo laterale. Titone è costretto a dare indietro a Dudu, che alza la mira, ribatte a distanza ravvicinata a Bissoni. Giocava molto bene Coco con una serie di finte che eludono gli avversari. Titone sta pensando a una cavalcata sulla fascia destra, poi però cambia progetto. Dudu, Coco Smith, Titone indietro per Dudu, pressatissimo da Simi, che lo costringe a mettere il fallo laterale. La rimessa in gioco degli ospiti, che hanno sciupato tra virgolette senza reti i primi 5 minuti e mezzo della ripresa, sempre 3-1 per Civitella Clormax Sickens. Colpo di tacco a seguire per gli ospiti, cercano la conclusione della distanza. Follador scaraventa questa soluzione inguardabile. Mazzocchetti al suo esordio quest'anno nella massima serie, è stato sempre in categorie inferiori, ma sicuramente si è distinto per una stagione più che positiva, al di sopra delle aspettative forse anche dello stesso giocatore, perché naturalmente bisogna poi mettersi alla prova. La sfida sicuramente è già vinta. Gran recupero di Dudu, poi il contrasto è vinto da Follador, che scarica sulla destra per Bissoni, si riparte però da Pedrigno. Follador, tanti anni fa la squadra di Terni dell'Amers, poi di passaggio con campionato vinto in due con l'acqua e sapone qualche stagione fa. Eccolo qua Follador, che guadagna solo il fallo laterale e chiede cambio alla panchina di Thiago Polido. Quindi si prepara la sostituzione, sta per entrare Pika Pau al suo posto. Intanto Bissoni al limite dei 4 secondi, Simi in mezza acrobazia, però palla deviata in calcio d'angolo, già battuto male, malissimo, si riparte quindi dalla rimessa in gioco di Andrea Romano per il Civitella Clormax. Avvio di ripresa spento,
fa gioco naturalmente al Civitella Colomax che sta vincendo 3-1. Rinvio di Piero Mazzocchetti e preda di Pedrigno, poi però pasticcia Bissoni nell'appoggio laterale in direzione di Simi, quindi palla Romano, Dudu, l'anticipo di Bissoni, l'anticipo di Titon, fase piuttosto confusa. È stato anche inserito Claro, quindi ingresso che mancava dal primo minuto, l'ultimo arrivato, uno dei pochissimi innesti insieme con Misael, classe 97, maglia numero 22, Juan Ignacio Claro per la formazione del Civitella. Chiaramente Parrucci cerca di dare respiro anche a qualche suo uomo che sta portando la carretta fatidica dall'inizio del match, anche perché i cambi sono pochissimi con le tante assenze che abbiamo già menzionato. Titon per l'ultimo a toccare Pedrigno, così dice il direttore di gara che è sotto nostra postazione. Vi ricordo che il primo arbitro è Menichini, Salvatore Menichini di Ercolano, secondo Vincenzo Sgueglia di Civitavecchia. E poi viene fischiato forse un blocco agli ospiti di Simi, e quindi primo fallo anche degli ospiti. A quota 2 si è fermato il Civitella dopo un avvio irruento. Intanto c'è Claro, fraseggia, non accompagna, costretto a dare a Mazzocchetti che di prima intenzione cerca di servire Dudu, troppo lunga la palla, quindi gioco facile per Dalcini che ha già servito Simi. L'idea è buona, bravissimo Dudu che si trova sulla traiettoria giusta, ma se la prende con i compagni forse per qualche pallone sprecato, sciupato di troppo. Quando mancano 12 minuti e 23 secondi alla fine delle ostilità, nessun gol in questo secondo tempo, 3-1, bruttina questa ripresa. Palla lunga in direzione di Simi, l'esecuzione è in sintonia con quello che abbiamo detto. Mazzocchetti, Dudu Morgado sicuramente tra i migliori in assoluto, ma non è una novità, la sua regia è fantastica, un giocatore fondamentale per questa squadra. Fabinho subisce la pressione due volte di Thiago Bissoni che non è convinto, secondo fallo anche degli ospiti. Fernando Titon, Dudu, Morgado, batte in velocità il 40enne Simi solo in primo tempo, poi però il recupero in progressione del giocatore del Maritime guadagna una rimessa dal fondo già battuta, palla proprio al capitano, cerca di inventarsi qualcosa, staremo a vedere. Lo spazio di Dio è buona, sempre Dudu gli dice di no, suo piedino d'oro c'è al momento opportuno, e quanto costa, quanto vale, quanto è prezioso. Pica Paolo, appoggio sbagliato, il recupero buono, ancora il capitano. Simi cerca spazio, cerca idee, trova soltanto Bisson. Pica Paolo per Simi, potrebbe fare da sponda. Nora, ci sono varchi, cerca l'acrobazia Pica Paolo, palla sul fondo, niente da fare. Imprendibile questo appoggio di Mazzocchetti per Titon, però la pressione può salire perché si è nella metà campo, zona molto alta degli ospiti che stentano a uscirne. Quello è lungo in direzione di Simi che viene un po' trattenuto da Claro, e poi la spinta di Titon che sulla traiettoria. Titon va a beccarsi anche il cartellino giallo, lo ammette, sì è vero, meritato, se lo autoattribuisce, fatto tutto lui Titon, due gol, azioni difensive, si è fatto male, si è ripreso, è ricominciato a giocare, adesso anche il cartellino giallo nel giorno del suo 28esimo genetliaco, e adesso si riprende con questa punizione, terzo fallo degli ospiti, lunghissima rincorsa di Pica Pau, la finta e poi lo schema che non riesce, recupera Coco Smith ben appostato. Bello l'appoggio a Misael, finezza che non riesce di pochissimo, ma che bella questa combinazione,
sarebbe scattato il quarto gol, anche questo identico a tutto quello che il Civitella Casanova aveva fatto nel primo tempo, con tre gol micidiali nelle ripartenze. Pressione di Coco, fallo fischiato, però bisogna ripetere. L'arbitro se la prende con la panchina. Menichini a dare qualcosa alla panchina, ma in effetti non sembrava poi così fallo, anzi addirittura sembrava che la cosa potesse invertirsi. Viene redarguita tutta la panchina del Civitella Color Max. Chiarimento effettuato, quarto fallo. Comunque attenzione alla conclusione, Simmola Misel sul raso terra, comunque non molto violento di Simi. Stanno provando gli ospiti, ma il Civitella è sempre molto pericoloso, come in questo caso Titon. La conclusione a rete, tripletta di Titon, 4-1. L'avevamo detto, sempre così il Civitella, ancora una volta l'Augusta si fa prendere il contropiede, mandando naturalmente in via libera la squadra abruzzese, che quando mancano 10 minuti e 31 secondi conduce per 4-1, pesante passivo. Straordinaria giornata di Titon, che ricorderà a lungo questo suo compleanno davvero. L'appoggio mi è sembrato di Misael, comunque siamo sul 4-1. Tre gol di Titon. Della Color Max terrificante nelle fasi di transizione, 4 gol che sembrano gocce d'acqua. Titon, ancora lui, grande azione in percussione, stavolta Dalcini ci mette la mano ed evita la quaterna dell'ex Caos. Bellissima questa conclusione, col collo piede in diagonale, cercava l'angolino opposto. Abbiamo detto Titon in progressione, giocatore pericolosissimo, ha tanti numeri e solo la cattiva sorte gli ha impedito di avere un carniere più ricco dei 10, perché adesso siamo giunti a 10 gol, 7 ne aveva realizzati già, più 3, 10, altrimenti tra pali e occasioni fallite oppure salvate dai portieri avversari avrebbe sicuramente un numero superiore. Intanto ha toccato doppia cifra in questa giornata assolutamente fausta per l'esterno offensivo, laterale pericolosissimo, che sta giocando benissimo anche in fase difensiva. Attenzione a Simi, a spazio, grande conclusione, l'idea è buona, deviazione provvidenziale. Qualcuno l'ha toccata, forse anche lo stesso portiere Mazzocchetti, e si è fatto male al volto. Quindi palla comunque in calcio d'angolo, bisogna intervenire di nuovo con lo staff sanitario. Situazione dunque da ricapitolare quando mancano 9 minuti e 31 secondi alla conclusione. Poco fa Titon ha vergato la tripletta personale, quarta rete complessiva della sua formazione, per un Civitella Color Max Higgins che conduce sul Maritime per 4-1, Maritime svogliato, Maritime che aveva fatto buone cose o aveva tentato di farle in coda alla prima frazione. In questo secondo tempo qualche idea, qualche tentativo, ma niente di così eclatante. E così alla prima occasione il Civitella ha colpito ancora una volta, anzi ha rischiato di arrotondare. Poco fa, se non ci fosse stato Carlos Dalcin, avrebbe realizzato la quarta marcatura personale Titon e il punteggio sarebbe di 5-1. Invece si è sul 4-1 con un angolo, questa è un'opportunità per gli ospiti, che sta per partire dal piede di Patrick Norra. Si è ristabilito Mazzocchetti, tutto a posto, la conclusione completamente errata di Caio, raso terra fuori misura, non da giocatore del suo spessore. Coco Smith, Misael, Fabinho. Poi scivola Misael, prende il pallone nettamente con le mani, inevitabile anche il giallo.
ed è anche il quinto fallo del Civitella Color Max, quindi deve stare attenta la squadra di Paruscia adesso perché non ha più bonus disponibili. Quindi ammoniti finora Titon e Misael. Tentativo di Simi, ancora Dudu che gli ribatte la traiettoria e ancora un tiraccio di Caio. Qualcuno ha perso il parastinchi probabilmente. Ah no, soltanto la fascia di Simi. Non c'è il parastinchi dunque in questo gioco naturalmente. Adesso attenzione a Fabinho che recupera. Coco smista subito su Misael, sfuma però la possibilità del contrattacco. Guadagna soltanto una rimessa dal fallo laterale, adesso deve gestire questo importantissimo 4-1. Attenzione, grande opportunità per Fabinho che di piattone cercava l'angolino, mentre Mazzocchetti anticipa l'eventuale tentativo da parte di Giancarlo Serucio e adesso si riparte da Nora Caio per gli ospiti. Sotto i 9 minuti, sempre 4-1. Simi la sponda, grande intervento di Fabinho. Attenzione ancora Serucio e adesso la conclusione. Termina fuori, direzione impropria da buona distanza. Delgado, Misael, direzione di Caio in fallo laterale. Palla che finisce a Coco Smith, attenzione al contrattacco ancora Misael, solo, grande intervento di Dalcine e poi salva sulla linea Caio il 5-1 potenziale, ancora una volta micidiale sulla linea salvataggio di Caio a 8 minuti e 17 secondi dalla conclusione. Misael, doppio tentativo. Nel primo caso intervento di Dalcin sulla ribattuta sul tapino vincente, sulla linea intervento di Caio, come si dice in questi casi, vale un gol. Essenziale, cinico, spietato il quintetto di Paluschi. Palla che termina sul fondo, non può toccare Mazzocchetti perché palla era stata rinviata da lui, non aveva incontrato nessuna gamba avversaria, per cui il retropassaggio si è trasformato in un corner volontario. Caio, azione pericolosa, però poi Coco Smith che allontana, palla che cozza contro il soffitto, rimessa dal fallo laterale a metà campo per gli ospiti sotto gli 8 minuti. Sia pure di poco, 4-1, sta pensando sicuramente a inserire il portiere di movimento Tiago Pulido, anche se manca ancora molto, ma insomma saremo a vedere. Folladore, Simi a spazio, gran botta, chiude i pugni Mazzocchetti, dice di no. Misael non riesce a far filtrare questa idea per Dudu che resta ancora in campo eroicamente. La sopravvivenza fisica eccezionale di questo 38enne. Esce Misael, rientra Titon, palla rilanciata al meno peggio Mazzocchetti, che si rivela poi un appoggio per Titon, conserva il pallone tra due uomini, va a recuperare incredibilmente, poi serve Coco, però è più lesto di lui Caio. Attenzione, palla al centro, l'attacco finisce male perché Caio non controlla l'appoggio di Bissoni, ha voluto proseguire dopo il controllo l'azione, palla gli è sfuggita, ecco, si è finita sul fondo, buona opportunità non gestita bene però da Caio. Carlos Dalcin poi si butta addosso
a Titon per impedirgli di rimettere subito a posto il pallone. Tra sorrisi l'arbitro chiarisce, tutto a posto. Pacca amichevole anche a Titon per questa azione senza nessuna cattiveria. Angolo in favore del Civitella, il capitano Coco Smith. L'arbitro sgueglia da ridire qualcosa a Bissoni, stava forse trattenendo Titon, quindi finalmente si può battere questo calcio d'angolo. Palla corta, Titon, deviazione a fil di palo, per poco non fa 4. Titon che se ne rammarica quando il cronometro dice 7 minuti esatti alla conclusione. Niente casacchina finora degli ospiti, ci provano. Ecco qui la, sì, in questo momento arriva Patrick Nora con la casacca gialla, era del resto prevedibile una cosa, una mossa del genere. Eccolo qui Nora, ci prova con il quinto attaccante, inevitabilmente come dicevamo prima il tecnico Tiago Polito. Scaricata su Simi, sul fronte opposto non si capisce con Bissoni, tutto rocolato per la squadra di Palucci. Si può ripartire da Titon, adesso Mazzocchetti, palla lunga per Fabinho, l'aggancio c'è, l'avesse mandata in direzione della porta sarebbe stato gol, probabilmente perché l'ultimo uomo era un po' fuori dai panni, ma non era facile. Bissoni, sempre 4-1, 6 minuti esatti alla conclusione. Folladore, attacco rintuzzato da Miso e da parte di Caio. Bissoni, Folladore pensa al tiro, poi invece scarica su Nora, ancora Folladore, Nora non trova uomini, si batte sempre sul fronte destro, ancora una volta Nora, Folladore prepara il tiro, trova il corpo, attenzione Coco Smith ed è gol del capitano e siamo sul 5-1 e notte fonda per l'Augusta contro uno straripante Civitella color maschio che colpisce ancora una volta, sta meritando ampiamente questo congruo vantaggio, sbagliando troppo l'Augusta anche le cose elementari. Quando mancano 5 minuti e 27 secondi, dunque siamo sul 5-1. Coco Smith, capitano, che torna a segnare anche lui dopo un certo digiuno. 5-1 col portiere di movimento, quindi la mette dentro in modo impeccabile. Fabinho, lunghissimo rilancio addirittura verso la porta avversaria, Carlo Salcin dà il cambio di nuovo a Patrick Nora, deve svegliarsi la squadra ospite, scuotersi e soprattutto rendere più efficaci le sue manovre offensive. Adesso al portiere di movimento, dove la manovra appare però anche impacciata e lenta, saremo a vedere però, perché è vero che siamo su 5-1, ma è anche vero che 5 minuti in questo momento, 4:59, possono essere sufficienti per raddrizzare un incontro. Nel calcio a 5 si vede veramente che si verifica spesso e volentieri addirittura l'impossibile. Attenzione a Nora, l'intercetto però è di Misael che vorrebbe fallo per la pressione di Simi sulla sua spalla destra, l'arbitro lascia continuare, molto mestiere di Simi. Folladore, Caio, Simi, Folladore, Simi, scambio adesso più veloce, ma capisce tutto Coco Smith ancora una volta. Fabinho, la porta è vuota ma ci sono tre uomini, Fabinho ci prova a rete, anche lui va in gol, 6-1 Augusta, proprio non c'è più, 4:29 da giocare. Bellissima l'azione di Fabinho che ha eluso un avversario, visto il buco centrale ha infilato gli ospiti. Dopo 15:31 per essere precisi, anche Fabinho va in gol
tripletta di Titon, un gol a testa per Misael, Coco Smith e Fabinho. 6-1, pesantissima questa sconfitta fino a questo momento della formazione ospite, che non è concentrata assolutamente come dovrebbe. Dalcin rischia, grandissimo gioco ad anticipo, ancora una volta la squadra in maglia azzurra che cerca di fraseggiare. Misael esagera, aveva potuto fare da solo, aveva tutto lo spazio a disposizione. Avendo visto libero Fabinho, gli dà un appoggio sbagliato. Misael viene sostituito da Romano, che torna in campo. Vittoria prestigiosa sarebbe questa per il Civitella Color Max, che è veramente un passo da un'altra impresa, l'ennesimo di una stagione ancora una volta da ricordare. Questo piccolo centro, lo dico sempre, di 1800 anime della provincia di Pescara, zona bellissima, ridente. La squadra, la società hanno scelto Chieti come campo, che portò anche bene per la promozione nella massima serie, onoratissima anche in virtù delle qualità di un tecnico bravissimo come Saverio Palusci, ragazzo molto molto bravo, preparato, coraggioso, che ha dato anche prova delle sue qualità. Anzi, questa squadra manca anche qualche punto per gare che avrebbe meritato anche di non perdere. Attenzione a questo ennesimo attacco, palla al centro, rimedia in qualche modo Folador evitando un'ulteriore mortificazione. Il risultato pesantissimo, 6-1, Civitella Color Max deve solo gestire questo scorcio di gara. Lagusta da tempo non ci crede più, gara che ormai appare veramente segnata, anche se mancano 3 minuti e 10 secondi, e anche se abbiamo detto prima, questo sport succede di tutto, ma è il Civitella che in piena giornata felice anche qui fino alla fine. Adesso ci mette Bissoni il suo piede sul tiro cross di Titon, anticipando Romano, non può evitare l'autogol. 7-1, gara praticamente chiusa, ma lo era già da prima quando mancano 2 minuti e 59 secondi, diciamo pure 17esimo pieno, autogol di Bissoni. Ma insomma, sarebbe stato gol lo stesso perché Romano era alle sue spalle. 7-1, mortificante KO del Maritime Augusta sul campo del Civitella Color Max. Naturalmente la squadra Tiago Pulido deve risolvere tante situazioni diverse per esprimere il meglio di una squadra, di un potenziale che non può essere certamente quello visto oggi al Pala Santa Filomena, dove il dominio è stato crescente e assoluto del Civitella Color Max, che sembra aver esagerato nelle proporzioni, ma che in fondo ha avuto anche altre opportunità per arrotondare. Sta vincendo 7-1 con una tripletta di Titon, gol a testa di Misael, di Coco e di Fabinho, più un autogol di Bissoni, l'unica marcatura dello stesso Bissoni, che aveva illuso per un attimo l'Augusta. Mentre in campo entra Pieragostino con gli applausi del pubblico, fa dunque anche il suo esordio Federico Pieragostino. Giustamente Palusci dà gloria anche a questo ragazzo, che ha comunque discreti trascorsi in altre categorie, però la sua partecipazione anche alle sedute, ai sacrifici che si fanno, meritano sicuramente una vetrina, sia pure di pochissimo spazio temporale. Giusto così anche per il bravo Federico Pieragostino. Tra i pali è un porterino niente male, peraltro ha anche le sue qualità, le sue virtù. Palla in fallo laterale per la rimessa in gioco del Civitella Color Max, attende solo che si concluda questo match, 2 minuti esatti alla conclusione. Ancora una progressione di Titon, calendario da portarsi a casa per i prossimi anni, quello per Titon con questa tripletta, per festeggiare, come abbiamo detto più volte, i suoi 28 anni, una giornata di grazia all'ennesima di questa formazione, che dopo aver battuto l'Eboli, una grandissima avversaria, attenzione, può realizzare anche l'ottavo gol, salva Picapau sulla traiettoria, evitando l'ottava marcatura. Dicevamo, ha liquidato prima l'Eboli con una clamorosa, pazzesca rimonta di qui sopra, e adesso battuto ampiamente anche il fortissimo, temutissimo Augusta Maritime, che anche in questa circostanza dimostra che
non ha la concentrazione giusta. Tentativo dalla distanza di Pedrigno, forse viene sporcata da Mazzocchetti. Da Piero Agostino che alza la mano, sì, l'ho toccata io, quindi calcio d'angolo, ma ormai la gara si è conclusa da un pezzo. Per la cronaca mancano 1 minuto e 27 secondi, impossibile agguantare il risultato, un eventuale pareggio. Anche Federico Piero Agostino ci ha messo qualcosa di suo con questa respinta di Tonna, ancora un'azione personale, finisce per le terre, l'intervento falloso degli ospiti. Quinto fallo anche del Maritime Augusta, 1:13 da giocare, soltanto un pro forma per il Civitella Color Max che raggiunge quota 20 lasciando a 29 l'Augusta, da un segnale forte non soltanto per il match sul campo del Meta per guadagnarsi un posto nel Final Eight Coppa Italia, ma anche per tentare di agguantare l'area playoff del campionato. La stagione regolare, intervento falloso su Romano, quindi non solo si tratta del giallo per Pedrino ma anche il sesto fallo, e quindi tiro libero, opportunità per i locali per arrotondare 8. Va in porta Francesco Bartilotti, che abbiamo conosciuto e apprezzato con la Real de Montesilvano un paio di stagioni fa, per l'anno scorso al San Michele se non andiamo errati, in Serie A2, ragazzo molto interessante lucano, va tra i pali per respingere il tiro libero di Andrea Romano. Romano contro Bartilotti, la conclusione, non riesce a trattenere Bartilotti, gloria e festa anche per Andrea Romano, dovrebbe essere il secondo gol stagionale di Romano. 8-1, pesantissimo davvero questo risultato quando mancano 1 minuto e 3 secondi alla conclusione. Quindi Romano su tiro libero arrotonda il risultato, passivo davvero memorabile per il Civitella Color Max, il più alto di questa stagione, quindi passa la storia anche in tal senso. Quella invece è negativa, la storia negativa è quella dell'Augusta Maritime, che deve rivedere altre cose sicuramente, perché non ha una spiegazione plausibile questo risultato, al di là dei meriti della squadra di Palucci. Ultimi secondi di gioco, ci si potrebbe anche fermare in campo. Piero Agostino rilancia in direzione il numero 20, un altro ragazzo che è appena entrato per la formazione di casa. La conclusione fuori di pochissimo da parte degli ospiti. Si tratta di Mauro Di Paolo, maglia numero 20, quindi per lui un esordio, un piccolo premio da parte di Palucci. Un ragazzo che naturalmente, come dicevamo prima, fa sacrifici durante tutta la settimana. Piccolo premio intanto però questo attacco dell'Augusta, che vorrebbe almeno realizzare un gol in questo secondo tempo, rischia un altro tiro libero. Attenzione, buona l'opportunità e poi il pallonetto e il gol di Picapau d'esterno destro, che sorprende Piero Agostino, che non si aspettava lo scavino a distanza ravvicinata quando mancano solo 10 secondi. Quindi Picapau, si fa per dire, addolcisce la pillola con questo gol dell'8-2 e ormai siamo alla conclusione. Finisce qui la gara 8-2 in favore del Civitella Color Max Hickens sul Maritime Augusta. Augusta, è proprio tutto qui per la 16ª giornata dal Pala Santa Filomena di Chieti. Ringrazio Massimo Lupacchini per la parte tecnica. Ricordo ancora una volta solo il risultato finale: Civitella Color Max Hickens 8, Maritime Augusta 2. A tutti, grazie e buonasera.